Fratelli e sorelle carissime, buongiorno. Oggi 13 giugno ricordiamo la bella festa di Sant'Antonio di Padova, grande taumaturgo. È nato non in Italia, ma in Portogallo, a Lisbona, nel 1195. Era figlio di genitori nobili e venne battezzato con il nome di Fernando e non di Antonio. Trascorse i primi anni di formazione sotto la guida dei canonici del Duomo. Divenne sacerdote. Il grande desiderio era quello di donare la parola di Dio alla gente, perché aveva nel cuore e sulla lingua il fuoco dell'amore di Dio e le parole gli uscivano spontanee, come una sorgente che gorgoglia spontaneamente da una roccia. Un giorno in Portogallo arrivarono i corpi martirizzati di alcuni francescani e nacque di più Antonio il desiderio di sostituirli e così si organizzò di andare nel Marocco ottenendo i permessi dovuti. Ma arrivato lì, Antonio contrae una grave e non ben precisata malattia, è costretto a riposo forzato e non può più predicare. Dopo qualche tempo, non guarendo, non gli resta che arrendersi alla volontà di Dio e rimpatriare. Ma la nave su cui si era imbarcato per il ritorno viene spinta da venti contrari fino alla Sicilia con un rovinoso naufragio. Da qui, dopo una convalescenza di un paio di mesi, si reca ad Assisi. È l'occasione propizia per incontrare Francesco d'Assisi, che nella Pentecoste del 1221 aveva convocato tutti i frati, era il capitolo generale dei francescani. Sarà un incontro semplice ma capace di confermare la scelta di Antonio nella sequela di Cristo per mezzo della fraternità e della povertà. Antonio ha invitato a recarsi in Romagna, all'eremo di Monte Paolo, quella era la destinazione dopo il capitolo generale, e era addetta a una piccola comunità di francescani come cuoco e come giardiniere, ma nel suo cuore bolliva il desiderio di diventare martiri e nello stesso tempo di predicare la parola di Dio. L'incontro diretto con Francesco d'Assisi cambia il volto a Sant'Antonio, nel senso che diventa sempre più ardente di annunciare la parola di Dio ai piccoli, agli ignoranti, ai dotti, ai grandi della vita. E la parola diventa un fuoco, diventa una spada a doppio taglio, dove arriva converte, è la grazia di Dio, sono i miracoli dei santi. Tanto era il desiderio di predicare la parola di Dio, che la sua lingua era così sciolta, così amante del Signore, di ciò che diceva già lo viveva, e la gente rimaneva in estasi a vedere che questo uomo, questo santo, ecco, era pieno di spirito di Dio. E allora la gente diceva: o lingua benedetta, che sempre hai benedetto il Signore e l'hai fatto benedire dagli altri, ora si manifestano a tutti i grandi meriti che hai acquistato presso Dio, o lingua benedetta. È curioso sapere, dopo il capitolo generale di San Francesco, fu destinata una comunità di montagna con l'obbligo di fare il giardiniere e il cuoco. Nel Duomo un giorno ci furono delle ordinazioni sacerdotali e all'ultimo momento il predicatore, il padre guardiano, si ammalò. E gli altri frati dissero: chi è degno di salire sul pulpito e fare la predica? Ma invitiamo questo straniero, questo Antonio. Se fa brutta figura, ricade tutto su di lui. E Antonio accettò, pregò, si preparò e la sua predica divenne una estasi. La gente diceva: questo è il santo che ci vuole per noi, per mezzo suo saranno benedetti i nostri figli, i nostri posteri, ma specialmente sarà benedetto il nome del Signore, o grande lingua di un grande santo.
La predicazione di Antonio si estende in Francia, oltre che in Portogallo, in Francia e in Italia percorre tante città, Padova, Rimini, la Sicilia, altre zone, e dovunque arriva semina la parola di Dio che converte, richiama ricchi e poveri ad essere una sola famiglia. E le grazie sono non soltanto interiori ma anche esteriori. E si racconta anche di alcuni miracoli durante la vita di Sant'Antonio. Dato che l'infermità avanzava, allora visse a Padova, nel giardino di Padova, e la gente veniva lo stesso, anche se il priore diceva di non entrare a vedere Sant'Antonio perché ormai è malato. E si racconta che lui si fece una baracca sopra un albero per non essere visto, ma la gente lo vide e vedeva anche vicino a lui Gesù bambino che gli suggeriva le parole, che gli suggeriva con sorriso la vita. È bello. E lui diceva: "Cosa vedi? Vedo il mio Signore." Il 13 giugno del 1231, all'età di 36 anni, Antonio viene colto da malore. Deposto su un carro trainato da buoi, viene trasportato a Padova, dove lui stesso chiede di poter morire. Giunto però a Padova Larcella, un borgo alle porte della città, mormorando le parole: "Vedo il mio Signore, vedo il mio Signore", spira all'età di circa 36 anni. Dopo qualche giorno con solenne funerali, Antonio viene sepolto a Padova presso la chiesetta di Santa Maria Madre Domini, il suo rifugio spirituale nei periodi di intensa attività apostolica. Un anno dopo la morte, la devozione dei padovani e la fama dei tanti prodigi compiuti convincono Papa Gregorio IX a ratificare e rapidamente approvare che Antonio diventi santo e fu proclamato tale il 30 maggio del 1232, a sole 11 mesi dalla morte. L'iconografia delle statue dei quadri di Sant'Antonio. Vediamo accanto a lui un ragazzo povero che porta un panino in mano. Era un prodigio di una signora abbastanza povera che aveva lasciato il suo figlio di un anno e mezzo da solo in casa ed era andata a lavorare. Al ritorno però trova come una tragedia che il figlio si è affogato in una grande tinozza. Prende il bambino e piange e dispera e promette ad Antonio: "Se tu me lo guarisci e me lo risusciti, io ti offro per i poveri tanti chili di pane quanto pesa mio figlio." Miracolo avvenuto. Il bambino si sveglia, è la gioia di tutti e la gente naturalmente corre a Sant'Antonio per altre grazie e anche per altri miracoli. Vediamo vicino a Sant'Antonio Gesù bambino che lo prende tra le braccia, che gli suggerisce cosa deve dire e come deve dirlo. E si racconta che quando stava a Padova, quasi moribondo, su un albero, la gente vedeva Antonio e accanto a lui un bambino che gli suggeriva le parole. Era Gesù bambino che infuocava la lingua e il cuore di Antonio. Vediamo anche un giglio, che lo chiamiamo Giglio di Sant'Antonio nelle sue mani. È il giglio della purezza, dell'amore, dell'amore pulito, dell'amore trasparente, dell'amore senza condizione. È la carità grande che ha il cuore di Sant'Antonio per tutti, specialmente per gli ultimi, i poveri e gli emarginati. Alcuni anni dopo la morte di Sant'Antonio si fece la ricognizione delle reliquie. Durante l'esame dei resti, Bonaventura era il successore di San Francesco d'Assisi come generale dei francescani. Bonaventura si accorge che la lingua del santo era rimasta incorrotta ed esclama: "O lingua benedetta, che sempre hai benedetto il Signore e l'hai fatto benedire dagli altri,
ora si manifestano a tutti i grandi meriti che hai acquistato presso Dio, o lingua benedetta. E se qualcuno va a Padova a venerare Sant'Antonio, a chiedere grazie, vede la lingua incorrotta. Da secoli e secoli quella lingua che ha pronunciato solo il bene, ha benedetto solo la gente e ha esortato tutti ad amare il Signore, o lingua benedetta. A quanti portano il nome di Antonio, che significa fiore, giglio, purezza, virtù buone, auguriamo di imitare questo santo, il loro santo protettore, e che anche loro possano diventare un giglio profumato per la società. Che Dio ci accompagni e Sant'Antonio ci protegga.